Buongiorno a tutti. Cerimonia conclusiva di questo evento straordinario che abbiamo fatto a Esino. Parlerà il presidente di Wikipedia, Jimmy Wells. Buongiorno. Hello. So here we are at the closing ceremony. Wikimania Wikimania always reflects uh, the local culture of whatever place that we're in. And over the past several days, we have had a lot of fun here at Wikimania. We've all tasted the local cheese, local wine, local pasta, more cheese, more pasta. <laughs> we rode around on a little train. That was cool. Uh, but Wikimania is also international. Um, I never actually thought that we would have at Wikimania in Italy Texas line dancing. So, this is a true blend of culture. If I can. I can't do this, I can't do this. Uh, but we had a lot of fun out here in the square. We had. The town uh, has been full, we, we filled all 738 beds in the town. With people from 60 different nations. The only word I can say to sum this whole thing up is the word joy. It's been an incredibly joyful conference in these beautiful surroundings. My opening talk was about polarization and hatred, and how with Wikipedia we are trying to build bridges, not walls. And Wikimania really shows this. All of the people coming together from all around the world. To talk about all of the things to make Wikipedia better. Indeed, sessions on how to deal with language barriers and in communication. Instead of hate, we have each other. So I want everybody to carry the messages and the feelings that you've had here at Wikimania back home, back to your local Wikipedia communities, to talk about how we came together, to talk about our excitement about the future, about the progress of Wikipedia and let's think about how we can bring more people in we need more editors in more languages let people to join our movement to share knowledge all around the world i have some specific thank yous um, one of the things that i did in my opening ceremony was to welcome our new board members but now sadly in the closing ceremony i have to say goodbye to our outgoing board members patricio and frida who are probably here somewhere in the audience but i'd like everybody to give a big warm round of applause and a cheer <laughs> woo-hoo for patricio and frida this past term of the board they've done an incredible amount of work and an incredible amount of guidance louder louder great they've given an incredible amount of guidance uh, and stability to the foundation at a time that we've really needed it and they're going to be very much missed. I also want to thank the organizers. They've put in so much work here at uh, Wikimania before. It takes a long time and a lot of effort and a lot of different moving parts to pull something like this off. And they've given us so many wonderful memories that we'll carry home with ourselves. I'm going to give a, a special thank you, yes. A special thank you to all of the volunteers, uh, the people who, the high school students, and the people who've been around us, <laughs> assisting us and helping us. We should give a big thank you to the town of Asinolario. And of course, to the Pensa family who even are making their children come on stage to help us. It's really wonderful. And finally, I want to give a big thank you to all of you, all of the Wikimedia volunteers from all around the world who've come here, uh, a great distance to see old friends and to think about the future. Thank you. It's all of you who make Wikimania what it is. So now we're going to have uh, a couple of special uh, prizes to be given. Uh, there will be a drawing. Uh, this is for two plane tickets from Lufthansa. Uh, this is the result. Uh, the the people who are in this is the result of a competition, and uh, now we have a drawing uh, to have the final winner. I will hold the the bag, and uh, this young lady here will draw and will announce the winner. Okay. Okay. Alessandro Gatti. Alessandro Gatti. So, okay. Woo! <laughs> you, you, you only have to come to the airport with this. <laughs> okay. And now I'm going to introduce someone from the Lions Club. Um, who is also going to give another uh, award. Thank you. Thank you. Thank you to you. Ok, eh, adesso io parlo in italiano. Il uh, Laios <laughs> Club Riviera dell'Ario, che è uh, a sede a Varenna, di cui quest'anno ero io presidente, ha deciso in occasione di questa manifestazione Wikimania uh, a Esino per cercare di migliorare la presenza del nostro territorio sull'enciclopedia mondiale di istituire un premio presso gli studenti delle scuole superiori perché aggiungessero voci non presenti relative al territorio o migliorassero voci un po' critiche scadenti sempre sul territorio e il concorso l'abbiamo Right. So, is this working? Yeah. Can you hear me? Great. Um, I was just trying to introduce a new award that we have decided we want to launch to commemorate this great event, and in order to have a better representation of our territory in. The world, Wikipedia. We decided we would launch this award with uh, high school students, and it's called Adopt a Town. Okay. E per far questo eh, abbiamo eh, diciamo lanciato il bando. Al, a tutte le scuole del territorio e una quindicina di scuole eh, hanno accettato di partecipare e grazie a Dario Crespi che è andato a spiegare a circa 2000 studenti come si deve fare per poter scrivere su Wikipedia o, o comunque eh, inserire, aggiungere o migliorare le voci hanno potuto partecipare e adesso poi facciamo la premiazione dei cinque migliori sia per eh, le voci nuove che per le voci migliorate. Right. So, we have launched this call with all schools on the territory, 15 schools have been participating, and uh, I will really want to thank Dario Crespi for his involvement. He wants to talk to 2000 students and trying to explain them how to write articles on Wikipedia and how to be editors. So we are now going uh, to uh, give them this award to the five best new articles. Allora, quinto premio per la creazione della voce planetario civico di Lecco a Camilla Blasucci. The fifth award is for the planetario civico di Lecco di Lecco Town Planetary. Quarto premio per il miglioramento della voce in Trobio. Elena Salvadore. Elena Salvadore for improving in Trobio the new item. Poi un altro quarto premio exequo per il miglioramento della voce calco, Fatima, Fauzi. Fatima Fauzzi. Fatima Fauzzi è still in the first place for improving and existing articles on calco. Però qui c'era un nome <coughs> diverso. Ah, Poi ah, vediamo ah, perché ah. mi è dato un nome diverso, dopo controlliamo. Poi, eh, quarto premio per la creazione della voce Nesoglio, Paola Valsecchi. Paola Valsecchi, fourth place for creating a new article on Valsoglio. Poi, il terzo premio non è stato assegnato per nessuna delle due voci, né miglioramento né nuove voci. Il secondo premio per il miglioramento della voce Eupilio a Mirko Torrente. We have no award for the third place for neither of the categories, whereas we have a second place for improvement of Eupilio. Il secondo premio per la creazione della voce Anello Alta Velocità a Marco Rocchi. Marco Rocchi, second placement for a new article on the. High speed ring. il Primo Premio per entrambe le voci a Filippo Esposito. Filippo Esposito gets the first place award for both categories. So they darle to you as a, as a present uh, the, the small. Uh, flag of our Lions Club. Ah, thank you. Grazie. Prego. Grazie mille. Eh, io voglio appunto ringraziare tutti i volontari e come abbiamo detto il giorno dell'inaugurazione... Pronto? Mi sentite adesso? Ok. Di più. Come avevamo detto il giorno dell'inaugurazione, questo è un momento di cambiamento. Esino è cambiata e vogliamo che cambi tutto il resto. Dobbiamo essere accoglienti come lo siamo stati, dobbiamo continuare su questo percorso, inventare altri convegni e altri raduni. Ringraziamo i wikipediani che ci hanno permesso con la loro presenza di iniziare questo cammino. Chiaro, siamo partiti dal più difficile, però penso che avremo modo di continuare a far vedere quanto Esino è in grado di andare avanti e progredire. Quindi non, non mi dilungo, vorrei solo che tutti quanti dicessero viva Esino in coro. E deve essere un coro talmente forte che farà andare via anche quelle ultime nuvole. <ride> Visto che ci hanno graziato durante tutte queste giornate. D'accordo? Al tre, uno, due, tre! Più forte! Grazie! Passo la parola a... Scusate, volevo ancora dire due parole a proposito Lions Club perché eh, altri Lions Club del territorio, in particolare Castello Brianza Laghi, Val San Martino e l'Università degli adulti e terza età del Lions, hanno dato dei contributi per eh, aiutare a pagare le spese di alcuni volontari. Grazie, Grazie a tutti. Passo la parola al sottosegretario Nava che ci dà un saluto. Buongiorno a tutti. Io do solo un saluto, veramente, anche perché ho qua il mio presidente, il presidente di Regione Lombardia. E quindi solo un saluto, ma soprattutto un ringraziamento sentito da persona che vive questo territorio a tutti i volontari splendidi che hanno fatto sì che questo potesse realizzarsi. Perché? Senza di voi non ci sarebbe stato tutto questo. Per cui il primo grazie a voi. Thank you to everybody, every man, every woman, for this big effort. Thank you. Il presidente della provincia eh, che tanto ci ha assistito. Grazie. Io aggiungo che Esino ha dimostrato che con passione, tanta passione e tanta volontà si possono fare tante cose. Hanno fatto una cosa magnifica per il nostro territorio. Io ringrazio tutti i sindaci che, hanno, che sono presenti, alcuni hanno collaborato anche a questa iniziativa perché potesse realizzarsi. Eh, hanno la, Esino e comuni vicini hanno lanciato questa sfida, il territorio è pronto a raccogliere, quindi per migliorarci, quindi essere accoglienti anche su altri ambiti. Quindi in questo senso davvero un grazie a Esino e vorrei che questo grazie lo, lo vorrei sentire a tutti voi forti. Uno, due, tre, grazie! Fantastico, se i discorsi fossero così sempre. Adesso ci sentiremo la nostra onorevole Tentori del territorio che ha sempre seguito... Il percorso che abbiamo fatto dal primo progetto fino ad arrivare qua, Onorevole Veronica Tentori, grazie. Io devo dire, sono emozionata a vedere questa piazza così. Penso anche a tutti voi. Io voglio ringraziare veramente di cuore, prima di tutto, Yolanda Pensa, perché è quella che ha candidato Esinolario per diventare capitale di Wikimania 2016. Grazie davvero. E vorrei ringraziare la comunità di Esinolario che ha accolto la sfida, che si è mossa, si è mobilitata interamente per rendere questo evento possibile, per rendere più accogliente possibile il nostro territorio e ce l'ha fatta. E vorrei ringraziare eh, Wikimedia e, e Wikipedia per aver accettato la sfida di portare un evento globale come il raduno dei wikipediani qui in un paese di 800 abitanti in provincia di Lecco, in Italia. Grazie. E dico solo tre cose che ci ha insegnato Wikimania 2016. Eh, ci ha insegnato una storia. Una storia che parla di innovazione, l'innovazione di portare una realtà globale come Wikipedia che promuove la conoscenza in una dimensione locale eh, con lo stesso obiettivo, quello di condividere qualcosa con il mondo. E la seconda storia è quella di bellezza, una, la bellezza di un'idea che diventa realtà e la bellezza di eh, una comunità che si è messa in gioco e ha accettato la sfida del cambiamento e la bellezza del nostro territorio, delle nostre montagne, del nostro lago che dovremmo riuscire a valorizzare sempre di più anche nel futuro. E la terza cosa è una storia di riscatto, di riscatto per tutte quelle realtà rurali e montane piccole di cui il nostro paese è costellato e che hanno dimostrato a partire da Esinolario di avere la forza e la capacità di portare avanti un evento mondiale come quello che abbiamo ospitato qui sul nostro territorio, che non vanno dimenticate e abbandonate perché sprecheremmo un patrimonio davvero grandissimo che ha l'Italia. L'ultima sfida che abbiamo davanti è quella, dopo aver portato Wikipedia in Italia, di portare eh, l'Italia su Wikipedia. Questa è la sfida che mi prendo carico eh, di portare avanti anche nelle sedi istituzionali in cui vi rappresento in Parlamento per modificare gli ostacoli normativi che oggi ci sono e quindi mi auguro che potremo continuare questo percorso per lasciare un'eredità a tutto il nostro Paese a partire da Wikimania 2016. Grazie. Grazie Veronica. E adesso, adesso parlerà il nostro presidente Roberto Maroni, che non solo ci ha aiutato economicamente per la strada, per le infrastrutture e quant'altro, ma ci ha dato anche a noi, come amministrazione, un grosso sostegno morale. Eh, si occupava volta per volta chiamandomi, mandandomi mail, facendomi chiamare dalla segretaria per sapere come andavano le cose. Quindi è come se fosse stato qua, pur preso da mille impegni, ha sempre avuto un pensiero per quello che stava succedendo a Esino. E questo bisogna riconoscere che non è normale e che sia capitato <ride> e soprattutto vuol dire che ci tiene veramente e ci vuole bene. <ride> Roberto Maroni. Grazie, buongiorno a tutti. Beh, grazie a voi, è già stato detto. È una storia di successo questa che si è svolta in questi giorni, che si concluderà martedì. Una storia di successo dei nostri territori, dei nostri amministratori. A cominciare dal sindaco di Esino, che ringrazio. Eh, è una storia di successo dei volontari, tantissimi che sono una forza straordinaria della nostra regione, dei nostri territori. È una sfida che abbiamo vinto, che è stata vinta, ne sono molto felice, ne sono molto orgoglioso. Per una settimana Esino, il lago, la Lombardia, l'Italia è stata ed è ancora al centro del mondo. Il mondo nuovo, quello del nuovo sapere, dei nuovi saperi e dei nuovi modi per, far, per diffondere la conoscenza. Ecco, questo è l'essenza di Wikipedia e di questa straordinaria invenzione che ha diffuso e che diffonde il sapere. Io vorrei... Eh, abbiamo fatto quello che la regione doveva fare abbiamo messo a disposizione il nostro aiuto anche economico, ma non è merito nostro, il merito è di chi ha realizzato questo evento. Direi che anche qui si è realizzato il modello che fa funzionare le cose, cioè la grande collaborazione tra le istituzioni, senza guardare il colore politico o l'appartenenza. Noi siamo gente concreta e quando c'è da lavorare insieme per vincere una sfida, lo facciamo come abbiamo fatto qua. Io davvero ringrazio tutti, però vedo la chiusura di questo evento come una partenza, una partenza per sfruttare quello che c'è stato. Per valorizzare ancora di più questi territori straordinari, il lago di Como, che è il lago più bello, assieme a quello di Varese, naturalmente, <ride> ovviamente, eh, ovviamente, sì. <ride> e, e abbiamo già concordato che. Adesso la prossima settimana finisce l'evento, tiriamo tutti un sospiro di sollievo, ci riposiamo un po'. Ma dalla settimana successiva rifacciamo un incontro, magari qua, a sindaco se ci ospiti, con gli amministratori, con le associazioni, con chi rappresenta il territorio per capire che cosa fare per continuare questa straordinaria esperienza. Perché non finisca qua, perché continui negli anni questo appuntamento che fa di Esino e di questa zona, il punto, deve fare il punto di riferimento per tutto quello che è l'innovazione, per tutto quello che è il nuovo sapere, per tutto quello che è le nuove tecnologie e perché questo si avveri, eh, Mr. Wales, I want to give you a present, uh, you have been here in Esino, but uh, you have to know and to visit all Lombardy, Lombardy is To 127 destinations for discovering art, history, and beauty. I give this book to you as a present, and uh, I want you to come back to Lombardy next year. Grazie a tutti. Anche come comune volevamo dare un piccolo Un piccolo regalo, non sono più chiavi, però sono l'amaro di esino e i biscotti. Non dimentichiamoci che qua c'è l'amaro di esino. E poi dei biscotti fatti proprio per l'occasione, i biscotti di Wikipedia. Eh no, gli altri non ci sono, tienli, e adesso. Io, eh, il presidente e il presidente di Wikipedia andremo a scoprire la targa per cui ci giriamo tutti, noi a piedi ci sposteremo perché c'è una targa che il nostro eh, concittadino ha scolpito, il nostro Rico. Applaudiamolo perché l'ha scolpita così, l'ha portata in comune e ha detto. Io ho fatto questa. Cosa ne facciamo? Ne facciamo l'elemento di chiusura, l'elemento finale e sarà appesa lì per sempre. Adesso andiamo. Uh, thank you for being here. I think this picture will uh, really represent what we are, the people that uh, created this event uh, and uh, not only by participating but also by participating actively in organizing it. We wanted to. We want to finish by inaugurating something new. We wanted not to be a, a closing event, but an opening event, because we believe that this is an event that brings new things, uh, that brought uh, energy, uh, that created something that did not exist before. And uh, we want it to be the opening of this uh, new collaborative space. So I leave the floor to the many people that are involved in uh, inventing, creating the future of, uh, of this event that will continue beyond uh, Wikimania. Thank you. A nome di tutta l'organizzazione, spetta a me chiudere questo evento con i ringraziamenti. Sono tantissimi quelli che devono essere ringraziati e mi scuso sin d'ora se non li nominerò tutti. L'Associazione Amici del Museo delle Grigne, l'Associazione Comitato Wikimania. Insieme al comune di Esino Lario sono gli organizzatori, promotori insieme a Wikimedia Italia e a Wikimedia Svizzera. Ma i grandi partner che hanno permesso la realizzazione sono Wikimedia Foundation, la fondazione Cariplo la fondazione della provincia di Lecco, la regione e la provincia, l'università Supsi, insieme a tanti altri partner che hanno creduto in questo evento e che hanno messo impegno, capitali e soprattutto passione. E sono Eolo, Elmec, Amteco, Prismian. La Banca della Valsassina, che hanno permesso di completare alcune opere, ma soprattutto di dare una copertura di internet al paese. E poi ancora abbiamo tutti i supporter e gli sponsor: dalla Comunità Montana al Parco delle Grigne, abbiamo sentito ai Lions. Alla Camera di Commercio, alla Coldiretta, alla Confcommercio, al, al Poli, al Politecnico, all'ODL, la Mauri, la Icam, la Norda, la Vendomat, eh, l'HDI di Maglia, la Sal, la Piuè di Milano, ma ce ne sono ancora tantissime. E se non le dico tutto, mi scusino, ma li abbiamo tutti nel cuore. A questi si sono poi aggiunti con la grande passione tutte le associazioni di Esino e gli Esinesi, grazie anche alla banda che ci ha tenuto compagnia in questo momento. I licei del territorio sono stati coinvolti, dal Manzoni al Bertacchi al Grassi al Badoni e il Tosi di Busto Arsizio hanno mandato i loro studenti a dare supporto volontario scuola-lavoro, con stage scuola-lavoro. Bene, parto da qui, da questo momento di incontro di giovanissimi che hanno potuto in questo paese, in questo evento, incontrarsi con i tanti giovani che hanno partecipato all'evento. Io credo che la cosa più bella che noi possiamo cogliere in questo momento è la gioventù che dà il proprio impegno, il proprio tempo volontariamente, i volontari wikipediani, i volontari del territorio, i volontari di Esino, questo coro di volontariato aperto sul mondo, aperto alla cultura, aperto all'innovazione. Questo per me, per tutti noi, è il segnale più bello. L'accoglienza, l'ospitalità. Esino ha ritrovato orgoglio, fierezza ha ritrovato solidarietà, sentimenti caratteristici da sempre delle genti di montagna e è diventato un emblema, un esempio verso il mondo intero di capacità, di volontà, di intraprendenza. Ecco, in questo mondo oramai... Internaz internazionale anche le piccole realtà con gli strumenti di oggi possono diventare protagonisti io ringrazio tutti e spero che quello che era il nostro auspicio quando organizzavamo che chi veniva ospite fosse contento e partisse col sorriso e con un bel ricordo e chi ospitava fosse contento e portasse in cuore un'esperienza positiva, ecco io credo che sia avverato, ha avuto successo. Per cui dico grazie a tutti, grazie veramente. E chiudo qui ufficialmente. vicky Mania Esinolardio 2016, e passo il testimone simbolico a Vicky Mania 2017 di Montreal. Hello, um, I think first it's important to um, thank our hosts, the organizers, and the hordes of volunteers that. Came together to make this WikiMania a special success, um, and I want to give special thanks to Yolanda and our team of organizers uh, for going ahead and making a bold new vision for WikiMania. Um, you can't try to find better thing, a better way of doing things, unless you try a new way of doing things. Um, and finally, and I hope our hosts will forgive my atrocious Italian. Vorrei um, Sorry, ringraziare gli abitanti di Esino Lario um, per l'ospitalità e per averci accolto nelle loro case e nella loro bella città. <tres> Porteremo con noi dei ricordi indimenticabili della vostra comunità. Um, Montreal is the second-largest French city in the world, and it sits at the intersection of the French and the English Americas. Uh, we're happy to have the opportunity to present and host the event that is the heart and soul of the Wikimedia movement during the 375th anniversary of the city. Um, Montreal c'est la deuxième ville au monde francophone. Elle se situe à l'intersection de la francophonie et de l'anglophonie des Amériques. And we are happy to have the opportunity to welcome the event that is the spirit, that is the soul, and the heart of Wikimedia, during de the des celebrations of the 375th anniversary of the city. Um, Montreal has a long tradition of multiculturalism and linguistic inclusivity, um, and this will reflect itself in our teams for 2017. Uh, it will be the year of the sister projects, and they will take player place. proudly at the of their big brother Wikipedia. Um, au revoir Wikimania 2016. Nous vous invitons maintenant à vous joindre à nous pour la 13e édition de Wikimania à Montréal le 9 août 2017. Grazie mille e if you would please. Turn toward the photographers for the traditional group photography towards this building over there they're ready to take our picture. Grazie, grazie veramente. E adesso signori c'è la fotografia. Guardate da quella parte.